Salve, allora oggi vi mostro come scoprire appunto il numero di quelle persone che ci chiamano con l'anonimo e che quindi poi non riusciamo più a rintracciare, magari facendoci uno scherzo o per vari motivi. Allora, è facilissimo, basta installare un'applicazione su uno smartphone che si chiama Wooming. Il link di questa applicazione per comodità ve l'ho messo nella descrizione. Allora, cominciamo, andiamo sul sito di questa applicazione e clicchiamo gratis per tutti. Ci apparirà questa pagina se vogliamo fare una donazione. Se volete fatela oppure cliccate registrati è gratis. Inseriamo la nostra mail, la password ovviamente e il numero nostro del cellulare. Mettiamo il codice di sicurezza e facciamo crea account. Adesso dice vabbè, ovviamente bisogna verificare la mail. Noi la verifichiamo. Ecco, questo è il codice che mi è stato inviato all'email per validare. Lo inserisco e clicco valida. Ecco, e poi ci appare questa pagina che ci indica un numero dove fare uno squillo con il nostro telefono e dopo effettuato lo squillo la registrazione è completata. Prendo lo squillo al numero indicato. E vediamo se effettivamente. Ecco, infatti l'ha appena riconosciuto e ci chiede subito con quale servizio lo vogliamo configurare. Quello che è gratuito è la mail, cioè appena noi riceveremo una chiamata anonima, rifiutiamo la chiamata e ci verrà inviata una mail con il numero di cellulare che ci ha chiamato. Oppure possiamo scegliere gli SMS anonimi o non anonimi, ma questi costano 3 centesimi. E adesso non ci resta che impostare sul nostro telefono la deviazione di chiamata su questo numero che ci sta facendo vedere il sito. Allora, facciamo subito un test così vediamo se effettivamente chiamando con l'anonimo ci mostra il numero. Ok, adesso che squilla dovremo subito riattaccare. Ok, rifiuto. Ok. Vediamo una parte del numero di chi ci ha chiamato. Ovviamente adesso solo 4 cifre alla fine sono lasciate scoperte perché se si vuole vedere tutto il numero bisogna andare dal sito, oppure se lo si vuole vedere completo dal cellulare bisogna fare l'abbonamento. Ok, sono andato sul sito di questa applicazione e vediamo subito che sopra a destra c'è scritto elenco chiamate, lo clicchiamo e qui c'è la lista delle chiamate anonime che ci hanno fatto e quindi adesso c'è la mia, che adesso c'è il numero del mio secondo telefono ed è proprio questo preciso. Dove davanti c'è ovviamente 39 che è il prefisso italiano. E che dire, il servizio è gratuito per adesso e funziona alla perfezione, però non so se più avanti diventerà a pagamento. Dipende sempre da quante persone fanno l'abbonamento e da quanto è seguita questa applicazione. Grazie per aver seguito questo tutorial, arrivederci.